Io sto, come avevo detto, sto completando l'incontro con tutti i capigruppo e tutte le forze politiche, perché è necessario accelerare sulle realizzazioni degli aspetti non solo amministrativi ma programmatici che ci siamo dati. È evidente che questa accelerazione verrà e coinvolgerà anche, ritengo, tutte le forze interessate al rilancio di una città che si sta rialzando e che obiettivamente sta cominciando a realizzare traguardi importanti. Abbiamo delle scadenze, abbiamo un'agenda urbana da realizzare con cifre importanti, nell'ordine di 15 milioni di euro di lavori, ci sarà la firma per la metropolitana leggera e quindi la mobilità e le opere sulla mobilità che riguarderanno una cifra uguale di circa 16 milioni di euro, ci saranno anche gli interventi sulle periferie previsti e richiesti e oggi ottenuti come finanziamenti, quindi devo dire sono tanti gli aspetti che riguardano la città, c'è la riqualificazione delle piazze e quant'altro. Intento andare avanti nella realizzazione di queste opere senza più perdere ulteriore tempo rispetto a una lentezza che ho registrato in questi mesi e che non mi appartiene e non deve appartenere a questa amministrazione.